essere qui. Aspetta, forse se salgo un po' più sopra mi vedono. Ecco, perfetto. Allora, oggi siamo qui, no vabbè, ma vi dico la verità, io non sono qui per parlare di altri oggi, non mi interessa parlare di altri. Io sono qui per parlare del Movimento 5 Stelle, di questo anno in Parlamento che ho vissuto in prima persona, di quello che abbiamo fatto e di quello che ancora dobbiamo fare tutti insieme. Oggi siamo anche qui per presentare un gruppo che, per chi non lo conoscesse, sarà presente alle prossime elezioni comunali, che proverà a portare nelle istituzioni prima di tutto dei cittadini normali. Quando siamo arrivati in Parlamento noi vi abbiamo detto una cosa molto semplice: dobbiamo dimostrare quello che vi abbiamo detto in questi anni, dobbiamo dimostrare che è vero quello che fino ad ora abbiamo solo professato come teoria. Vi avevamo detto che si può fare politica senza soldi pubblici, perché voi, e non noi, voi nel senso di cittadini italiani, nel 93 avete votato un referendum che diceva basta al finanziamento pubblico alle forze politiche. E noi abbiamo deciso di rispettare la volontà dei cittadini, e per rispettarla, il giorno dopo le elezioni nazionali, abbiamo rifiutato 42 milioni di euro di rimborsi elettorali che non abbiamo mai toccato. Ma non solo, noi abbiamo fatto una campagna elettorale dignitosissima alle ultime elezioni nazionali, e le abbiamo fatte grazie ai soldi che voi ci avete dato, con donazioni di 20, di 30 euro, e sono stati messi insieme in 2-3 mesi 780.000 euro di donazioni private dei cittadini, e di quelle 780.000 euro noi non ne abbiamo utilizzate neanche 300.000, e il resto le abbiamo date ad una scuola a Modena, nelle zone terremotate dell'Emilia, per costruirci una palestra, e abbiamo dimostrato che non solo non ci servono i soldi pubblici, ma ci bastano pochi finanziamenti privati e rendicontati, persona per persona e spesa per spesa. Vi abbiamo detto che la politica si può fare con la metà dello stipendio che prendono oggi i politici, e probabilmente con maggiore presenza sul territorio, perché se andate a vedere i chilometri che abbiamo percorso noi in un anno, probabilmente abbiamo fatto il giro della terra due volte per tutti i paesi che abbiamo visitato e le città che nei weekend incontriamo. E vi abbiamo detto che si poteva fare, ve l'abbiamo dimostrato. Ognuno di noi, 160 parlamentari, ha rinunciato a metà del proprio stipendio, l'ha versato su un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico che serve ad aiutare le piccole e medie imprese in difficoltà. Lo sapete quanto ci sono oggi di nostri stipendi su quel fondo? 4 milioni di euro dei nostri stipendi che utilizzano gli imprenditori in difficoltà, e tra poco partiranno anche i progetti per le start-up, cioè chi ha un'idea innovativa può prendere 10.000 euro a fondo perduto. E l'idea non è quella di finanziare sempre le grandi aziende, che poi con questa crisi le grandi sono diventate medie e le medie sono diventate piccole, ma l'idea è quella di aiutare chi non ha accesso al credito, chi oggi gli hanno chiuso i rubinetti, come i piccoli commercianti, i piccoli imprenditori. Ma non era solo questo il punto, noi non dovevamo dimostrarvi solo che quello che avevamo detto era vero, perché noi siamo l'esempio lampante che la politica si può fare senza soldi pubblici, con metà dello stipendio, senza utilizzare auto blu. Abbiamo una comunità di attivisti che ci accompagna ovunque, ovunque arriviamo, ci muoviamo in treno, senza scorte. Io sono il vicepresidente della Camera, sto qua e non utilizzo niente di scorte, aerei di Stato e tutto quello che dovrebbe servire. A volte assistiamo a dei personaggi finco pallino qualunque che arrivano, transennano le piazze, utilizzano una serie di auto blu che devono servire prima di tutto a fare scena. Voi dovete incuriosirvi di chi è quella gente. Beh, noi destiamo la stessa curiosità col fatto che la mattina di domenica qui ci sono decine di persone ad ascoltare dei personaggi politici. È già una novità, e ci siete venuti spontaneamente, non vi abbiamo pagato. Bene, il discorso è che non era solo questo il punto è che siamo arrivati all'interno del Parlamento un anno fa perché avevamo due obiettivi: uno, cercare di aiutare la nostra economia, che è fatta dal 95% di piccole e medie imprese, e secondo, aiutare chi un posto di lavoro non ce l'aveva, cercando di stargli vicino, il senso della comunità di cui parlavamo. E allora ci siamo messi all'opera. I primi due mesi vi chiediamo anche scusa se siamo stati un po' troppo chiusi lì dentro e non abbiamo comunicato.
verificato con voi. Io non sapevo neanche dove era la carta per fotocopia ed era normale, perché avete mandato delle persone senza esperienza, ma con un valore aggiunto che secondo me è più forte, l'entusiasmo. Noi cerchiamo di dimostrare ogni giorno che all'entusiasmo in politica va che all'esperienza in politica va sostituito l'entusiasmo, ovvero nessuno è indispensabile, nessuno deve stare per forza 20 anni lì dentro. Anzi, si arrivano sempre nuove persone, nuovi cittadini che si ricordano quali sono i problemi della gente comune, probabilmente ottengono risultati migliori. E allora vi racconto, vorrei raccontarvi qualche storia dei miei colleghi. Io so che tu stai facendo uno sforzo enorme, dategli il cambio perché sta mantenendo sto coso così già da mezz'ora. Io so che abbiamo mandato delle persone normali in Parlamento che venivano dal mondo del lavoro o dal mondo della disoccupazione, è indifferente, perché venivano dal mondo dei problemi di questo paese. E così in Commissione Attività Produttive, dopo 10 anni di discussione, un nostro collega che si chiama Mattia Fantinati, che faceva l'imprenditore del fotovoltaico, qualche anno del nord, penso del Piemonte, Verona, beh, portò all'interno all'inizio della legislatura una proposta molto semplice. Disse: guardate, noi abbiamo imprenditori che si suicidano in questo paese, non so se lo sapete, lo diceva agli altri partiti che stanno lì da 20 anni, non so se l'avete mai capito. Beh, abbiamo imprenditori che si suicidano anche perché molte delle loro imprese fanno lavori con lo Stato e lo Stato non li paga, ma dall'altra parte gli manda Equitalia perché non riescono a pagare le tasse. Beh, non ci vuole un genio per capire che un imprenditore è onesto, non riesce a pagare le tasse perché non prende i soldi dallo Stato dei lavori che gli ha fatto. Ha fatto un investimento, lo Stato non glielo paga, quindi non hai soldi per pagare le tasse. E scrive 3 righe di proposta, 3 righe di emendamento che dicono: tutte le imprese che hanno crediti con la pubblica amministrazione gli si sospendono le cartelle esattoriali di Equitalia. Questa proposta oggi è legge dello Stato grazie al Movimento 5 Stelle. E questa proposta è legge dello Stato oggi. Quando il Sole 24 Ore ha titolato il giorno dopo che è stata approvata questa proposta: l'uovo di Colombo, ci volevano i marziani del Movimento 5 Stelle per approvare una cosa di buonsenso. Ma perché queste cose non venivano proposte prima? Perché questa gente, non, nella migliore delle ipotesi, i vostri problemi non li conosce neanche, se ne è dimenticata. Guadagnano 20.000 euro, io come vicepresidente della Camera dovrei guadagnare, e sul mio conto arrivano ogni mese, circa 20.000 euro netti al mese. Queste sono cose che un cittadino normale non conoscerà mai. Io restituisco tutto quello che riguarda la mia doppia carica del vicepresidente: 6.500 euro di spese di rappresentanza, 2.000 di indennità, i telepass illimitati, i cellulari illimitati, e poi il trattamento economico che fanno tutti i miei colleghi, metà dell'indennità, i rimborsi che non utilizziamo. Ma perché lo facciamo? Perché ci dobbiamo ricordare da dove veniamo, ci dobbiamo ancora porre il problema di come spendere i nostri soldi, altrimenti i vostri problemi io me li dimentico il giorno dopo che è arrivato il primo stipendio e la prima busta paga. Bravo. E non solo, io vengo da una città del sud che si chiama Pomigliano d'Arco, c'è la Fiat, c'era la Fiat lì. La Fiat in questi anni ha preso finanziamenti pubblici a pioggia da tutti i governi, dalla cassa integrazione agli ecoincentivi. La battaglia degli ecoincentivi è stata pure capace di perderla. Lo Stato gli diede degli ecoincentivi cuciti su misura, che però per le leggi europee dovevano andare a tutte le aziende automobilistiche. La Fiat, che è monopolista come costruttore di automobili, fu capace di perdere contro la Ford la battaglia degli ecoincentivi sul mercato in Italia. E quell'azienda, dopo che si è presa miliardi di euro, e per questo c'è una commissione d'inchiesta alla Camera che noi abbiamo proposto per sapere quanti miliardi sono, la Fiat se n'è andata quando non le è convenuto più, ci ha abbandonato. E a Pomigliano ci sono 3.000 famiglie in cassa integrazione, che non solo sono le famiglie che stanno in cassa integrazione, ma siccome non spendono più stanno devastando il circuito economico commerciale, stanno chiudendo i negozi, stanno chiudendo le imprese perché non si spende più. E che gratitudine hanno avuto queste imprese verso di noi? Nessuna. Hanno preso i nostri soldi, i vostri soldi, e se ne sono andati poi. Bene. Un certo Davide Crippa, uno di questi eversori, stupratori, fascisti o comunisti a secondo dei punti di vista, di come ci definiscono, un certo Davide Crippa in Commissione Attività Produttive scrive una proposta molto semplice e dice: tutte le imprese che delocalizzano e hanno preso fondi pubblici devono restituire i fondi degli ultimi 5 anni che hanno preso. E questa proposta
proposta oggi è legge dello Stato, non è una proposta, è stata approvata nella Commissione Attività Produttive alla Camera e al Senato e oggi è legge dello Stato e l'ha fatta un ragazzo che veniva dal mondo dell'imprenditoria di 32 anni che non aveva la benché minima esperienza politica e non conosceva niente di logiche politiche dei partiti e forse è questo il vantaggio perché sono persone libere di buon senso che si ricordano i problemi delle persone. Ancora, un'altra storia che è di Riccardo Fraccaro. Riccardo Fraccaro è l'unico deputato che abbiamo del Trentino Alto Adige, siede con me nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, è il consiglio d'amministrazione della Camera, quello che decide i soldi come si devono spendere. Beh, Riccardo ed io, quando arrivammo, eletto io vicepresidente della Camera e lui segretario di presidenza, arrivammo in questo CDA e ci leggemmo un po' i bilanci e scoprimmo all'inizio della legislatura che c'erano qualcosa come 32 milioni di euro di fitto che pagavamo ogni anno, 544 milioni di euro pagati negli ultimi 15 anni per due palazzi che valgono 3 milioni di euro, cioè noi li avremmo comprati il primo mese di quando abbiamo iniziato. Siamo andati a scavare nei bilanci e abbiamo scoperto che questi contratti di locazione li ha firmati un certo Violante e poi nessuno ci ha mai messo mano. Violante era presidente della Camera, ma poi ci sono stati Casini, Bertinotti, Fini, ne abbiamo avuti tutti i partiti in quella posizione di presidenza della Camera, nessuno l'aveva mai vista questa assurdità. Ebbene, arrivati lì, io e Riccardo diciamo una cosa molto semplice: guardate, avete già speso 500 milioni di euro, quello che è passato, adesso però recediamo da questi contratti, se volete ce li compriamo sti palazzi, perché 3 milioni di euro, avete messo in bilancio 32 milioni di euro solo quest'anno di fitti, e loro ci dissero non si può fare. Perché questi sono contratti senza clausola di recesso che dal 97 durano fino al 2018 e non li possiamo toccare. Bene, in quel momento io e Riccardo, perplessi, dicemmo scusate, noi siamo alla Camera dei Deputati, siamo il legislatore di questa Repubblica e ci venite a dire che non si può fare? Ci venite a dire che noi non possiamo cambiare una legge così assurda sui contratti di locazione? Allora, Riccardo scrive una proposta di emendamento, l'emendamento è nient'altro che una modifica al decreto, passano decine di decreti come dei treni nella Camera, tu prendi il treno, ci metti una proposta dentro, se ti viene approvata diventa legge dello Stato, lo so che è assurdo, ma questo è lo stato della qualità della legislazione in Italia. Bene, scrive una proposta in cui dice tutti gli organi costituzionali e gli enti pubblici che hanno in essere contratti di locazione eccessivamente onerosi, cosiddetti fitti d'oro, possono recedere da questi contratti nel 2014 con un preavviso di 6 mesi. Nessuno si accorge dell'importanza di questa proposta e passa nel silenzio della politica con una votazione che meravigliò anche noi. Noi ci guardammo in faccia e dicemmo veramente ce l'hanno approvata. Il giorno dopo un certo Scarpellini, che era l'imprenditore che aveva quei due palazzi, scopre che lo hanno fregato, scopre che questo emendamento gli ha fatto saltare l'appalto da 33 milioni di euro, 32 milioni di euro all'anno, che è una rendita. Va ai giornali e racconta la verità, cioè va in pratica, scusate il termine, a sputtanare quelli che gli avevano firmato il contratto e ci racconta tutto. Ci racconta che in questi anni tutti i partiti erano andati da lui per voti, erano andati da lui per posti di lavoro, per finanziamenti ai propri partiti. Ci racconta anche che lui non era proprietario dei palazzi quando Violante gli ha firmato il contratto, cioè abbiamo ricostruito la cosa. Lui è andato da Violante, si è fatto firmare il contratto, dopodiché è andato in banca e ha detto guardate, io ho un contratto, devo costruire due palazzi, questi mi hanno firmato un contratto da 32 milioni di euro all'anno e i palazzi mi costano 3 milioni di euro, me lo fate un mutuo? Certamente che glielo facciamo, così siamo bravi tutti a fare gli imprenditori in Italia, con i soldi pubblici e con i contratti firmati prima degli investimenti. Ed è questo che grazie a Riccardo Fraccaro e a questo emendamento salterà la settimana prossima, perché noi non solo recediamo dai contratti di Scarpellini la settimana prossima facendovi risparmiare 32 milioni di euro all'anno e tra l'altro abbiamo scoperto che quei palazzi non ci servono perché abbiamo i posti negli uffici della Camera interni di nostra proprietà, ma l'affare dei fitti d'oro in Italia vale qualcosa come 8-9 miliardi di euro. Bene, noi faremo una cosa molto semplice, i nostri meetup, i nostri consiglieri regionali, i nostri consiglieri comunali, abbiamo 6.000 gruppi su 8.000 comuni, copriamo tutte le regioni, le province e quasi tutti i comuni d'Italia, scriveranno la settimana prossima, tra poche settimane, una lettera ai sindaci e presidenti di regione e di provincia in cui diranno
lei, in base alla norma Fraccaro, la chiamiamo così, deve recedere dai contratti eccessivamente onerosi. Se non ci rispondono entro un mese, facciamo un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti e se la vedono con la giustizia. Bravo. Perché noi abbiamo intenzione di recuperare questi soldi. Allora io perché vi racconto queste storie? Queste sono solo tre storie di ragazzi, di cittadini, e i ragazzi non sono dal punto di vista anagrafico, ma per animo nuovo, per animo puro anche, che sono arrivati lì senza nessun accordo preventivo e senza fare clientele, sono arrivati lì e hanno cominciato a fare cose di buonsenso. Abbiamo dimostrato che i cittadini normali possono entrare in Parlamento e possono portare all'interno delle istituzioni più alte di questa Repubblica delle proposte e farle passare. Ma è mio dovere anche dirvi come le abbiamo fatte passare, perché non è una cosa semplice, non è una cosa semplice per una forza d'opposizione far passare delle proposte, perché guardate, quelle proposte erano di buonsenso per chiunque, ma lì si preferisce non far passare proposte buone, perché se le fa passare il Movimento 5 Stelle è pubblicità per il Movimento 5 Stelle. E allora che ci siamo inventati? I primi mesi abbiamo studiato i regolamenti della Camera dei Deputati e lì dentro abbiamo trovato un sacco di falle. Questi inesperti bambini hanno trovato un mucchio di falle e abbiamo scoperto che noi li possiamo tenere in aula anche 4-5 notte di seguito senza interruzione. Allora accade, non so se mi sentite ancora, allora accade che ogni volta che noi abbiamo da fare proposte interessanti per i cittadini italiani, li teniamo lì dentro 2-3 notti, fermi, a discutere di quello che diciamo noi, perché ne abbiamo la possibilità. Ora voi capite che noi abbiamo più prestanza fisica, siamo giovani, gli altri sono un po' più anziani. E così succede che alla seconda notte... Cicchizzo che ha fatto Cicchizzo? Così succede che alla seconda notte arrivano da noi e ci dicono: che volete? Che vi serve? E il che volete diventa una proposta per i cittadini italiani. Ora io vi faccio una domanda. Lo sapete voi quante volte i metodi ostruzionistici, perché così si chiamano questi metodi che utilizzano il regolamento, lo sapete quante volte i metodi ostruzionistici sono stati usati dal PD in passato, nella precedente legislatura, contro le leggi ad personam di Berlusconi che loro dicevano di combattere? Mai. Zero, vi hanno preso in giro per 10 anni, vi hanno preso in giro per 10 anni. E allora io come faccio oggi a parlare di altri se ho così tante cose da dire di noi? Come faccio a parlare male degli altri? Gli altri non esistono neanche più di fronte a questo. Gli altri non esistono perché gli altri per anni sono andati in televisione a dire, anche a me quando ero cittadino, che bisognava ridurre i costi della politica, che bisognava abbassare gli stipendi dei parlamentari. E io dicevo: ma questo sta lì, prende uno stipendio così grande e mi dice che serve una legge per ridurre il suo stipendio. Ma perché non rinuncia lui, come già fanno questi qua del Movimento 5 Stelle oggi? Perché non rinuncia subito? Assistiamo a questa propaganda politica degli ultimi mesi in cui si vuole risparmiare 1 miliardo dai costi della politica. Bene, se a proporcelo è un partito che ha sono i partiti che hanno in mano tutte le regioni, tutte le province, hanno in mano quasi tutti i comuni d'Italia e hanno i 2/3 del Parlamento italiano. Per risparmiare quel miliardo basta che domani mattina queste persone rinunciano a metà dello stipendio e abbiamo messo insieme 1 miliardo di euro e li mettiamo magari sul fondo per gli imprenditori in difficoltà. No, invece la fregatura è sempre quella, bisognerebbe fare una legge. Sono 20 anni che si pappano lo stipendio alla faccia vostra dicendo che serve poi una legge per modificarlo, ed è questo quello che hanno fatto in questi anni. Allora io vi chiedo solo una cosa, di provarci, di provare a cambiare anche un po' il paradigma. Il paradigma deve essere che questa non è una forza di opposizione, questa è una forza che è andata in Parlamento, ha visto i 2/3 del Parlamento dei vecchi partiti, di quelli che ci dicevano: ma serve esperienza per fare politica, li abbiamo conosciuti e sono dei dilettanti allo sbaraglio. E allora se loro sono le forze governative e se questa gente qua dall'opposizione con tutti contro e senza un soldo riesce a portare a casa i risultati che vi ho detto, che valgono miliardi di euro e vite umane, perché chissà quanti imprenditori avremo salvato se quelle norme su Equitalia e sulle delocalizzazioni entravano in vigore qualche anno fa. Se questa gente riesce a farlo dall'opposizione al governo, questo paese lo cambiamo in 3-4 mesi, perché non ci
vuole la scienza, ci vuole solo la libertà. E io non posso credere che l'attuale governo sia libero se vedo che al Ministero dello Sviluppo Economico c'è la Guidi, che è di Confindustria, e al Ministero dell'Economia c'è il consulente di Giuliano Amato che consigliò a Giuliano Amato di fare il prelievo forzoso dai conti correnti degli italiani quando era Presidente del Consiglio. E tra l'altro era il responsabile Grecia per il Fondo Monetario Internazionale. Io non posso credere che questo governo sia libero, perché tutti vi fanno credere che la Presidenza del Consiglio è l'ente più importante del governo. I due ministeri più importanti e valgono più della Presidenza del Consiglio sono il MEF e il MISE. Il MEF è il Ministero dell'Economia e Finanze, prende i vostri soldi. Il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, eroga i vostri soldi e decide quali politiche fare. Oggi sul fondo per le piccole e medie imprese ci sono 5 milioni di euro, di cui 4 sono i nostri e uno ce l'ha messo il governo. Sullo stesso fondo per le grandi aziende nazionali ci sono 1 miliardo di euro, ed è questo che è lampante per capire quali sono le politiche monetarie e le politiche soprattutto economiche di questo paese. Allora basta che mettiamo un po' di gente libera lì e cominciamo a cambiare il paradigma e spostare i soldi verso coloro che oggi si stanno impoverendo. Perché la notizia è sempre la stessa: quando c'è una crisi economica come questa, c'è qualcuno che si arricchisce. In questo momento il 10% delle famiglie continua a scalare il possesso di ricchezza nazionale, il 10% possiede il 65% della ricchezza nazionale. Se quel 10% governa, farà in modo che tutto resti così, perché si sta arricchendo. Se quell'altra parte, il 90% delle famiglie italiane iniziano a governare, a portare il loro rappresentante lì dentro, questo paese cambia, perché i soldi vanno in un'altra direzione. Ed è una cosa semplice, ve lo stiamo dimostrando dove stiamo governando, nei comuni dove stiamo governando. Il nostro debito pubblico si riduce di 200 milioni di euro all'anno. Perché non avete sentito parlare di un decreto salva Parma e invece sentite parlare di un decreto salva Roma e salva Napoli? Perché noi eliminiamo gli enti inutili che sono stati utilizzati negli anni per scambi di voti clientelari e riduciamo il debito. Loro li devono tenere in vita, perché se li eliminano perdono i voti. Ed è questo solo, è questa la differenza che dobbiamo fare ogni volta che ci approcciamo ad un'elezione, e anche per le prossime comunali. Poi concludo: i programmi saranno tutti uguali, mettetevelo in testa, saranno tutti bellissimi, e loro hanno imparato a copiare da noi molto meglio, loro hanno dei grafici più bravi, vedrete dei programmi più belli. Non è questo il discorso. Il discorso è un altro ed è totalmente differente, è dire: bene, a parità di programma, io chi scelgo? Io sceglierei una forza politica credibile che è in grado di realizzarlo, quel programma. Che significa credibile? Significa che per la prima volta nella storia ti affidi ad una forza politica che fa quello che dice, cioè che se vi dice che rinuncia ai soldi, il giorno dopo rinuncia ai soldi, che se vi dice che non usa le auto blu, non le usa le auto blu, e se vi dice che si occupa degli imprenditori, ci lavora per gli imprenditori e non li prende in giro. Ed è questa la differenza che dobbiamo fare anche a queste comunali. Non fatevi fregare dalle chiacchiere sui programmi. Discutiamo di movimenti e di storia del Movimento 5 Stelle, vediamo chi è credibile e chi vi ha preso in giro. Io non posso pensare che ci venga a proporre un programma simile al nostro una forza politica che ha governato negli ultimi 20 anni, ha massacrato questo paese e oggi ci viene a dire che lo vuole cambiare, lo vuole migliorare. Non è possibile! Loro creano il problema e loro ve lo vogliono risolvere, e varrà anche per le europee. Guardate, l'Europa è una cosa che noi sentiamo distante, ma basta un dato per sapere perché l'Europa è importante. Perché quando alla Camera prima vi hanno parlato dei lobbisti, cioè dei gruppi di potere che influenzano l'operato della politica, noi abbiamo studiato il flusso di lobby presenti a Montecitorio dagli anni 80 ad oggi. Alla fine degli anni 90 il 90% dei grandi gruppi di potere di questo paese hanno aperto sedi a Bruxelles, e a Montecitorio e a Palazzo Madama non ci stanno più. Che significa? Che lì ci stanno gran parte dei soldi che girano anche per l'Italia e si stanno decidendo lì a Bruxelles. Allora io vi dico una cosa:
Fino ad ora abbiamo assistito a forze politiche che andavano in Europa per migliorare la vita agli altri paesi europei e non all'Italia, vedi la Germania. Per la prima volta, invece di mandare i Vazzanicchi, Mastella e De Mita, che è quello che si è fatto in questi anni, proviamo a mandare in Europa una forza politica che va in Europa per migliorare le condizioni dell'Italia e cambiare l'Italia, visto che lì si decidono gran parte delle cose che ci riguardano. E noi abbiamo 7 punti. Chi vi dice che noi siamo contro l'euro? È una sciocchezza, noi non prenderemo una decisione del genere senza consultarvi. Ma il punto non è solo l'euro, il punto sono tutti questi trattati che ci impoveriranno nei prossimi anni. Noi andiamo lì e gli poniamo delle condizioni, gli diciamo che dobbiamo far saltare una serie di trattati che ci hanno impoverito e stanno impoverendo l'Italia, l'allevamento, l'agricoltura, l'impresa e tutto quello che gira intorno alla nostra produzione. E se non lo vorranno fare, li minacciamo con un referendum sull'euro, un referendum in cui chiameremo i cittadini a consultare, a decidere sulla moneta, ma non significa moneta in senso di quello che abbiamo in mano, perché non è il problema, si può chiamare anche gennaro e non euro, non è questo il discorso è il meccanismo europeo monetario che hanno creato, un'Europa delle banche, in cui il ce lo chiede l'Europa significa sempre tagliarvi le pensioni e tagliarvi e aumentarvi le tasse, e non significa mai aiutarci. È eloquente il fatto che da comunità europea siamo passati ad Unione Europea. La comunità è una rete di cittadini che insieme prova a crescere. L'unione è una cosa forzata, è una cosa che esiste a prescindere. Dobbiamo stare insieme per forza perché dobbiamo passare 7 miliardi e mezzo di euro alle banche che le tengono in pancia e non le danno alle imprese. Questo è quello che vogliamo andare a fare in Europa, ma ci dovete dare una mano, vi dovete proporre anche come candidati. Oggi noi siamo in Parlamento, ci serve gente che si candidi in Parlamento europeo, ci servono persone che vogliano sfruttare questa opportunità per provare a cambiare l'Italia dall'Europa, e ci servono anche persone competenti, non per forza degli scienziati, ma persone almeno che sappiamo di cosa parlano quando vanno lì. Ci servono persone che hanno l'umiltà di studiare. Noi siamo arrivati lì sapendo di non sapere ed è stato il più grande valore aggiunto, perché ci siamo messi a studiare e abbiamo scoperto che cosa succedeva lì dentro. Ed è questo che vi chiedo, dateci una mano, perché in questo momento sia alle comunali che alle europee abbiamo la grande occasione di vincere. E basta solo che ci crediamo, se ci avessero creduto 300.000 cittadini in più alle ultime elezioni nazionali, prendevamo il premio di maggioranza alla Camera dei Deputati e le regole del gioco le facevamo noi, anche se non avevamo la maggioranza al Senato, 300.000 cittadini ci servivano, 300.000, abbiamo preso 9 milioni di voti in 3 anni, se ci avessero creduto 300.000 cittadini in più, oggi noi avremmo potuto decidere gran parte di quello che si doveva decidere in questo Paese, non ci trovavamo con governi che fingono di essere il nuovo che avanza, e poi le più grandi transazioni finanziarie le fanno verso le banche e le società di slot machine. Io non sono contro le banche a prescindere, se nel decreto IMU Banca Italia avessero messo una norma che diceva noi trasferiamo 7 miliardi e mezzo alle banche ma voi siete obbligati a darle come credito alle imprese in difficoltà, io l'avrei votato, ma questo non lo faranno mai. Perché se facessero così le banche non possono tenersi in pancia i soldi che gli abbiamo dato, i vostri soldi. Allora io questo vi chiedo, nient'altro, date un'opportunità alle persone normali di entrare nelle istituzioni, perché gli scienziati della politica ne abbiamo avuti fin troppi e ci hanno distrutto e devastato questo paese. Grazie. Bravo, bravo, bravo.